Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa terza puntata di Winstreak. Continuiamo il nostro cammino con questo team che al giro di boa ci vede con 3 vittorie, 2 sconfitte. Dobbiamo in senso generale risalire la china anche di un punteggio Battlespot che ci ha visto ultimamente scendere un po' troppo. Vuoi Stranger Teams, vuoi come vi ho spiegato in live, ho testicchiato un po' qualche idea per i prossimi eventi di Spada e Scudo e purtroppo non è andata come pensavo. Vuoi qualche disconnessione, vuoi qualche Torkoal che doveva morire, insomma, beh, tutta una serie di cose che noi adesso però vogliamo riequilibrare, quindi abbiamo una doppia classifica da far salire, quella della nostra win streak e quella del punteggio ufficiale della categoria Master Ball. Come potete vedere abbiamo adottato il green screen anche qua, non ce ne voglia il buon Claudio che partorisce sempre grafiche eccezionali, insomma lo abbiamo capito e visto anche con l'attacco dei Gigantimax, che se non vi siete visti andatevelo a vedere. Questo è il team col quale stiamo andando a giocarci e continuare la win streak. Giochiamo concentrati perché ho bisogno anche di rientrare un pochino più in palla e per farlo dovrò essere meno intrattenitore, più giocatore. So che vi piace magari di più quando vinco rispetto a quando perdo, quindi magari sparerò qualche cazzatina in meno, ma qualche predict in più sono sicuro che apprezzerete. Lasciatemi, mi raccomando, un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se ancora non vi siete iscritti, perché abbiamo praticamente già fatto 48.000, i 50k sono dietro l'angolo, ci aspettano big collaboration che ancora non posso dirvi, ma nel frattempo la mia unica e bella collaborazione che voglio è quella con voi. Andiamo adesso in Battlespot. Abbiamo trovato un avversario, la canzoncina di Gin Leader ce l'abbiamo, la maglietta di Team Chiara pure, quindi non possiamo perdere. 2296, vediamo un po', è un Rain. Un Rain strano, perché non ha gli Abuser, però ha Pelipper. È un Rain, non Rain. Il nostro Corviknight qui fa abbastanza bene. Devo stare attento al suo, quindi Rotom lo devo portare, Arca lo devo portare. Non porterei Gastrodon, ragazzi. Ma voi direte, ma come? Però Duraludon sarà il suo Dynamax. Molto probabile. Molto, molto probabile che lo sia. Ecco perché io vi dico, partirei di Mimiarca, Rotom dietro e Tyranitar. È una cosa strana questa, perché solitamente noi incontriamo dei Rain che hanno il Barracuda, il Ludicolo, il Sismitoad. Vediamo. Dura Corvin. Noi ci auto-intimidiamo l'arca, ma tanto il nostro è un'arca speciale, non frega niente. Caspita, mi ricordavo di avere Will-O-Wisp. Vabbè, è evidente che non c'è. Rotom e Snarl. Io Arca l'ho messo perché tanto immaginavo che lui potesse lì dare di dura Aludon. Prima si fa uno Snarl e poi Whispero, eh? Se quel Corviknight rimane a fare cose per lui. Vediamo se ci ho preso o se ha Dynamaxato Corviknight. Sarebbe strano, di solito Dynamaxano Duraludon. Ecco perché Snarl non subito quello che so. Buono. Ci
caliamo l'attacco speciale, lo so, ma non me ne frega, tanto devo fare Will o Wisp. E più che altro devo nerfargli il suo Dynamax. Tu ci cala anche l'attacco, frega niente. Per farci questo danno a meno uno, lui mi puzza di Life Orb. Oppure no, vabbè, la metto la mossa da 130, Ci sta, Reflect, vabbè. Non è un problema. Meno che non butti dentro Gastrodon. Fammi fare Will-O-Wisp e un altro Snarl, vai, che mi piace di più. Arca, era meglio se facevo fulmine, vedi? Mamma. Non lo so, voglio rifare Snarl, perché metti che lui mi fa Max Overgrow su Rotom, prendiamo un danno abbastanza ridicolo adesso. Questo chiaramente non è effetto, perché Arca è Fire. Arriva l'Overgrow su Rotom. Allora, leggere lo stiamo leggendo bene. Arcanine l'ha portato, un danno ridicolo, porca miseria, 50%. Facendo tanto, un po' troppo. Io potevo anche cominciare a attaccarlo a sto coso. Allora, sto pensando, ragazzi, perdonatemi, ve l'avevo detto che ci sarebbe stato un po' di silenzio eventualmente. Proteggiamo Rotom, lui gli finisce il Dynamax, butto lui perché potrebbe andare di Max Whirlwind nella slot di Arca, così non ha proprio effetto. Ah, lui, io pensavo entrasse un Gastro, ragazzi. Snarla anche lui. Pensavo entrasse un Gastro. Questo Snarl non me l'aspettavo. Max Whirlwind nella slot di Rotom. Ma è un crit che ovviamente deve venire a rompere le palle. Oh, devo buttare terra, via. Allora, io intanto una pompettina la sparo. E qui rientro con Arca Intimidire. Anche io Arca lo devo tenere in vita, sennò col cavolo che tengo. Non vorrei Guido Wispio, capito? Cambiamo il campo, vai. Cosa? C'è il rap, lo so. I know.
anche vero che Durao non è meno due attacco speciale. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata una partita del Kaiser. Noi non gli facciamo niente perché c'è il Reflect e poi Durao non ha una buona difesa, ragazzi. Perdonatemi, ho una tosse spaziale. Penso comunque qualcosina fa, eh. Poteva far di meglio. Si poteva far di meglio. Voglio sistemare lo sbrillantio del green screen. Oh, ok. Ok, ora una maglia che sbrilluccia, la sistemo poi dopo. Allora, ci sono preso qualche secondo. Qui fulmine. Mi droppo la difesa, ragazzi, perché chiaramente me la droppo. Qui lui entra con Arcanine, ma mi frega niente. Dovrei fargli di Max di mossa Ghost a Corviknight quello che mi serve per tirarlo poi giù di fulmine. E calo la difesa a me medesimo perché mi rimbalzo il meno uno, ma ad Arcanine, che sembra una cagata, ma non è, perché compensa un po' questa intimidate che io ho appena ricevuto. E adesso fulminello e Corviknight lo tiriamo giù, ed era un Pokémon che a noi dava noia, è un Pokémon in meno che da noi a Tyrant. Ora dobbiamo tirare giù Durao. Pelipper. Boom. Mi ha messo la rete. Non mi può whispare. Anzi, io ci faccio fulmine. Biasimate se ci faccio fulmine. Spreado un po' i danni perché lui può anche togliere. E vabbè, si farà poco, ma si farà. Tutto fa. Non capite perché ha voluto mettere la rain. Pensato all'ingresso di Terra anche forse. Rotom è più veloce del suo Arcanine. Questa è una cosa che in Best of 3 cioè lui ha messo la Rain per indebolire. Allora, se il nostro amico adesso fa Meteora, io quasi quasi faccio Fuzz, me muoro. Poi entro, faccio Frana Smart. Curse va a caso. Scusate, io voglio provare sta cosa. Curse su chi va? Su tutte e due? Che libidine. No, la cosa su Durao. Salutiamo Arcanine. E allora, la curse qui.
non ho capito se è andata a caso mio. Kuz qui eccezionale, perché lui ci tira giù Rotom, probabilmente. Però ora entra di Pelic. Io entro di Arca e di Tyranitar. E lui si piglia il 25%, quindi poi sotto Sand. Questa, ragazzi, era una partita difficile. Possiamo dire che era una partita difficile? Se fulmine di Rotom prima ha fatto quel danno a Duraludon, lanciafiamme, a mio giudizio, è sufficiente per tirarlo giù. Abbiamo una Loom su Terran, perché non possiamo nemmeno essere spaventati da Hurricane, Scald e vari. È inutile stare a fare Snarl per depotenziare, mosse, acqua, metti che evito e lui fa Scald più Flash Cannon, crit e tutto quello che volete, io perdo la partita. Invece se facciamo una cosa di questo genere, si sta tranquilli. Lui regge giusto per il Reflect. Corviknight Light Clay non avrebbe potuto burnarmi comunque prima, in ogni caso, perché c'era sempre il Terrain. Sapete cosa? Ecco, una delle pochissime, veramente si contano nemmeno sulle dita di una mano, proprio sulle impronte digitali di una mano, che mi mancano di Ultra Sole e Ultra Luna, era l'evidenza dei campi. Qui alle volte ci si tende un po' a dimenticarle. Burn? No, vedi, quando c'è la lume non mi burnano. Vabbè. Buono. Casella verde. Era importante per il morale, per come l'abbiamo giocata, ce la meritiamo. Ce la meritiamo. Mettiamola, questa casella verde, e poi vediamo come si va ad aggiornare il nostro deck. 2087 e abbiamo trovato un avversario. 6 millesimo. Ok, 2087 non è buono ancora, non è come lo voglio. Oh, guarda un po', un mirror. Porca miseria, quanto odio i mirrors. Perché mirror, ovviamente, quando il team non è mio, stiamo giocando lo stesso rental, quindi il buon Mattia probabilmente è un seguace del canale, segue Winstreak, è una cosa ovviamente fa super piacere, un po' meno piacere se ti devo affrontare il mirroring, ma insomma, proviamo un po', vediamo se riusciamo a fare. Corvo qua è classico. All'altra anche Titan non è male. Via, io me la gioco così. Non amo il mirror, ma vediamo di non investire una casella rossa. Anche se siamo contro l'amico Mattia. Ok, abbiamo approcci proprio diversi. Arcagastro mi nullifizza il Rotom. E su questo purtroppo non posso fare altro che constatare.
per me lui va di Snarl. Perdonatemi. Mikio mi avrà fatto mossa terra o acqua, più probabile uno scold, ma preferisco prendere un pizzico più di danno su Arcanine. Io non lo posso lasciare. Crit, speriamo inutile. Ve lo dirò fra 7-8 turni. Tanto burniamo il gas. Ok. Lo scaldo e power è uguale, ragazzi. Ci buttavo Corviknight, era meglio, ma... Questa è una partita un po' di stallo, eh? Lui snarla me, io snarlo lui. Io poi muoro. Questo è a meno 2, fa niente. Air Power Swark. Lui ha optato per il roto, mio no. Per il gasto, io per il roto. Io ora però posso rientrare con Mimikyu e provare... a rompere un po'. Le palle. Provo a vedere se nella slot di gas lui butta Corviknight per non prendere il Max Starfall. Devo fare Max Starfall per mettere giù il campo, perché se no quell'Arcanine mi può fare Will-O-Wisp sul mio Mimikyu. Probabilmente non lo farà, però vediamo se ci azzecco. Rotom, che prende una bella roba, botta più piglia Will-O-Wisp. Pensavo Corviknight, se l'avesse portato, state tranquilli, che avrebbe potuto essere lui il prescelto per essere mandato lì. Ora la partita non si mette bene, ma se la recuperiamo è perché la recuperiamo adesso. È una bella botta. Ora noi togliamo Rotom
buttiamo coordinate, che mi devo ripulire dal... Tagliamo un po' di difesa. Max Phantasm quella forte è questa, vero? Sì, se non danneggio sto Arcanine, ragazzi, non parliamo di niente. Arcanine che è anche a meno uno dall'inizio. Rigastro, perché lui chiaramente ha paura di idropompa, che però non arriva. E allora questo per me può essere un bel turno. Lui va di Phantasm. Se moriva. Porca miseria. Se moriva, era un gran bel turno. Un turno eccezionale. Ci vorrà fare Will-O-Wisp e noi buttiamo Rotom, perché io non posso fare Wispare Corviknight, non lo posso proprio permettere. Proviamo a tirare giusto Gastro, che è anche a meno uno di difesa. Lui ci ha wispato Mimikyu, sono un po' confuso. Io quando ho visto partire Will-O-Wisp ho detto oddio, stai a vedere che anche lui, come io gli avevo previsto lo switching di Gastro, me l'ha fatto sul Rotom pensando entrasse un Corviknight o comunque operassi uno switch. Invece è andato su Mimikyu, o non l'ha visto. Dynamax era Gastro, secondo me lui. Però insomma meno uno prende, eh? Non credete. Fate l'errore di pensare. Ah! Va di Arc. Quindi Dynamax è un po' come al 40% con un oggetto consumato. Questo è un bel regalo per noi, specialmente se non protegge Gastro. Se la faceva su Mimikyu reggevamo, però. È una bella palla. E adesso noi dovremmo tirare giù di Starfall. Gastro, meno uno di difesa. Lo Starfall Life Orb. Crit vi assicuro, cari ragazzacci amici miei. Life Orb Max Starfall su meno uno Gastro, al 90% moriva tutta la vita. Potevo crittare in un'altra maniera, in un altro modo, in un altro giorno io? No. Non potevo. Ora lui dietro a Rotom. Il quale se mi va di play roll nella slot di Rotom lo tira giù. Siamo tornati dei fessacchiotti. La partita non è bellissima. Max Flair sottotitolo e Mimikyu ce lo tira giù tutta la vita. Non posso fare molto, ragazzi. Sono sotto scacco matto, io ve l'ho detto, i mirror con i team miei non mi piacciono molto. Oh, va su Rotom. E allora vediamo di vincere questa tie fra Mimikyu e la possiamo riaprire. Dobbiamo però vincere la tie fra Mimikyu. È importante. La vinciamo. Lui però maremma impestata non muore. E ci tira giù il nostro. Mimikyu.
Ricordiamo l'Arcanine a meno 1 di difesa. E allora ora ragazzi, lui ha Max Flare più playoff. Partita finita. L'unica che noi si regga al Max Flare sotto sole che lui missi il play roll, ma lui non è me. Giocata bene il nostro avversario, per carità, è che a me piacerebbe incontrare persone con team diversi quando sto a testare win streak, perché sono veramente dei match, può succedere di tutto. Senza nulla togliere al buon Mattia, che non ha commesso errori se non quel Will-O-Wisp sotto campo, ha giocato bene, una partita onesta. Odio proprio di definizione Mirror, qui non capisco perché lui abbia fatto. Troppo da se qui me lo tira giù. No, c'è sempre il meno 1. Allora, forse lui doveva sparare play row. Ragazzi, qui lui doveva sparare play row. Mi torna? Allora, play row su Rotom. Peccato un po' di inesperienza? Non lo so, provo a... pensato fosse strasufficiente il Max Flare sottosole? Allora si riapre. Io rusto perché chiaramente lui rimane solo Mimikyu. Non ci avrebbe tirato giù, io ero sicuro di sì. Ok, allora forse non ci avrebbe tirato giù, forse chissà cosa giustamente tra virgolette pensato. Sneak, se lo vede, lo fa. Però oltre che mangiarsi un altro 10%, noi adesso ora gli facciamo anche calare il manto, un altro pochino, quindi la vita gli va giù. E ora siamo uno contro uno che io avrei voluto giocare tutta la vita, ossia il Corbin e il Mimikyu. E qui, Iron Man. Sufficiente per tirare giù il buon Mimikyu. Mi ero dato per spacciato, ragazzi. Mi ero dato per spacciato. Ho bollato come un errore quello da parte del mio avversario di togliere. Lui ha dato per scontato bastasse su Corviknight. Invece Corviknight, ragazzi, è un gran bel Pokémon. C'era il sole, ma l'arca era lì dal primo turno. Quindi buono così. E ha dynamaxato un Pokémon al 40%, che forse non doveva dynamaxare. Però è anche vero che ha dynamaxato, forse un po' tardivamente, questo possiamo dirlo, un Pokémon che a me dava più noia di tutti, più di Mimikyu, Dynamax, avevo qua viene dietro, dava noia proprio Arcanine, quindi bom. Ragazzi, mettiamo una verde, guardiamo come ci si aggiorna il Bashpot. Bene, 1666, numero del diavolo, con un 1 davanti. Ragazzi, abbiamo già fatto una certa, non voglio fare video da 50 minuti, se no poi me li guardate in 4 gatti, 44 gatti in fila per secondo. Vi ricordo che noi stasera siamo in live su quello viola, ok? Stasera orario strano, ore 20, però purtroppo è un orario che devo registrare dopo la nostra live con una certa persona, un video, quindi devo un minimo anticipare
Vi ho già detto troppo. Ragazzi, mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, e qua sotto nei commenti vorrei che cercaste di indovinare come terminerò questa win streak alla fine della prossima di puntata. Adesso siamo 5-2, 5 su 7 vinte. Voglio che voi esprimiate la vostra proiezione per le prossime tre partite, e magari se azzeccate anche come, tipo win-win-lose, lose-win-win, win-win-win, lose-lose-lose, fate voi. Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo che in descrizione c'è il link a pampling.com dove potrete usufruire del codice sconto PARDINI che vi garantirà un 20%, nonché avete altre cose sempre qua sotto, i miei social, seguitemi su Instagram, mi raccomando. Ciao ciao.